bianca. Addio, fatemi vedere. Niente, sono ancora bianca, se mi metto qua un po' meglio. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati a un nuovo vlog. Oggi avevo proprio voglia di vloggare, ho deciso così che volevo assolutamente portarvi con me in questa settimana. Quindi benvenuti a un altro nuovo weekly vlog in fase 3 stavolta. Oggi è il 20 di maggio. Due giorni fa ho fatto 24 anni, grazie mille a tutti per tutti gli auguri su Instagram e per aver apprezzato le mie foto di una Roma vuota, Fontana di Trevi, il Pantheon, tutto completamente vuoto. Ho messo delle foto su Instagram e siete impazziti. Comunque io già sto divagando. Nel vlog di oggi vi voglio portare un po' nella mia settimana, sì produttiva, ma anche un po' diversa rispetto agli ultimi 3 mesi, perché ho un po' di uscite da fare. Ovviamente tutte cose tipo di riparazione, devo andare tipo alla Apple. Poi vi voglio mostrare un po' di cose che ho ricevuto per il compleanno e che ho ricevuto proprio adesso, proprio, non lo so, 10 minuti fa sono scesa perché ha chiamato il corriere, alcuni regali che mi hanno fatto, alcune cose che sono successe. Al momento mi sono un po' data una sistemata, è l'una, ho fatto un po' di allenamento stamattina e ho spedito tutti gli ordini che avete fatto quest'ultima settimana. Grazie mille per tutti gli ordini che avete fatto sul mio shop online, come al solito. E come già detto, ho ricevuto un po' di cose che vi voglio mostrare. Piccola interruzione, sono andata a cucinarmi qualcosa per pranzo. Sono vestita proprio da casa oggi, pantaloni di lino, magliettina, si muore di caldo. Quest'anno l'estate è arrivata veramente prestissimo, ma comunque, come al solito, io divago. E siccome è stato il mio compleanno, appunto, mi sono arrivate alcune cosette da degli amici che mi hanno fatto un ordine su Zara Home. Conoscendo il mio amore per i colori naturali e per i tessuti naturali e per ovviamente l'interior, non potevano fare scelta migliore, onestamente, perché amo tutto quello che mi è stato inviato. Allora, ho messo tutto qua e oltre all'ordine di Zara Home, vi stavo dicendo, ho ricevuto un pacco di un ordine che avevo fatto per delle mascherine che ho comprato ovviamente in lino, due nere e due bianche, da una sartoria di Milano, chiamata Ismara Sartoria, che ho scoperto grazie a Sara Puccinelli, che su Instagram mi sembra si chiami Sarinsky, e abbiamo uno stile molto molto simile in termini soprattutto di vestiario e interni. Infatti quando l'ho scoperta sono andata in brodo di giuggiole e ha consigliato appunto queste mascherine. Ho fatto una bella ricerca riguardo appunto le mascherine da utilizzare e queste mi sono sembrate le migliori, nonostante la spedizione sia stata un pochino costosa. Comunque sono tutte made in Italy, sono fatte benissimo, sono fatte comunque da una sartoria, sembrano ben fatte. Ancora non le ho provate, ve le farò vedere nel corso dei giorni. Prima le voglio disinfettare, igienizzare per bene. C'è anche il filtro per mettervi l'altra mascherina, quella che si prende in farmacia. Poi questo è l'ordine di Zara Home. Mi è stato regalato un cucchiaino carinissimo, perché io adoro i cucchiaini e faccio sempre colazione con i miei cucchiaini. Cioè io ho i miei cucchiaini nel cassetto che utilizzo solo io per la colazione e per il mio caffè. E poi ho ricevuto questa felpa bellissima, veramente bellissima, che purtroppo è un po' pesante per questo periodo, ma è della larghezza e della consistenza giusta, a mio parere, che posso utilizzare sia come felpa da mettere sopra i pantaloncini quando fa un po' più fresco la sera d'estate, oppure che posso mettere in inverno come una vera e propria felpa. E per concludere mi è stato regalato questo bellissimo vestito di raso, sempre di Zara Home, che dovrebbe essere un pigiama. Però io sono sicurissima, più che sicura, che io non lo indosserò mai a casa, perché è troppo bello. L'ho provato ed è bellissimo sia d'estate quando si va al mare con delle ciabattine carine, ma anche in questo periodo, ovviamente, se non si vuole essere così scollati, a metterlo con una camicetta sopra, magari allacciata alla vita. Comunque è bellissimo e forse lo riconoscete perché me l'hanno regalato, in quanto è lo stesso identico modello del pigiama che ho e che ultimamente vi sto mostrando tantissimo. E guardate quanto ci sta bene appeso qua, è proprio abbinato, cioè è tutto abbinato. A volte mi sorprendo per quanto beige abbia in camera senza volerlo, cioè volendolo, perché poi alla fine questo è il colore che mi piace, questo è il mio stile, però è incredibile. Però vi devo far vedere altre due cose che ho comprato quando sono andata a fare una passeggiata a Roma al mio compleanno,
E anche quello che mi sono comprata la mattina, proprio ho deciso di mia spontanea volontà, il giorno del mio compleanno che volevo comprarmi dei fiori. E di conseguenza mi sono comprata dei bellissimi gigli che stanno qua e che già vi ho mostrato 27 volte su Instagram. Adesso si sono un pochino seccati, ma che meraviglia, sono splendidi. In questo momento sto caricando un video, ecco perché ho l'hard disk qua e lo tolgo un attimo così vi faccio vedere per bene. Guardate che splendore, io sono innamorata, sono bellissimi, non faccio altro che fissarli. E adesso lavorare è veramente un piacere. Li ho messi nel mio nuovo vaso Savoy di Alvaralto. Un'altra cosa che ho comprato quando sono andata a Roma, cioè l'unica cosa che ho comprato nell'unico negozio in cui sono entrata, e ci tengo ad aprire una parentesi sul fatto che sono rimasta veramente colpita da come Roma sta prendendo la cosa. Non so, forse sono stata io che sono uscita di lunedì pomeriggio presto e quindi non ho incontrato gente, ma ho incontrato pochissima gente. I negozi erano igienizzati in maniera impeccabile, c'erano molti controlli e molta attenzione all'igiene, quindi assolutamente stupefatta dalla situazione. Ma comunque mi sono presa il gua sha, che è una cosa che volevo da un po' di tempo, da qualche mese, e che ho trovato da COS. Se non lo sapete, infatti COS, che è una marca, mi sembra svedese, comunque scandinava, forse di Copenaghen, vende anche, oltre al suo brand, dei piccoli brand di oggettistica e magazine. E ho trovato appunto il gua sha, che è una specie di strumento per il massaggio facciale. Lo sto amando, cioè lo sto veramente amando. Sono solo 2 giorni che lo uso, quindi non so se è l'euforia della cosa, ma è fantastico. Io soffro tantissimo di dolori alla mandibola e di conseguenza questo mi sta aiutando tantissimo, perché ci metto un olio molto leggero la mattina e la sera dopo il siero, prima della crema idratante, e massaggio con dei movimenti particolari. E nulla, vi faccio sapere come va la cosa, però per ora mi sta piacendo tantissimo, anche per togliere tutti i nodi qua. Proprio quando lo passo sento i nodi che si sciolgono, è incredibile. Detto questo, quello che devo fare oggi di importante è rispondere assolutamente alle mail che ho lasciato un pochino indietro, caricare e postare, programmare il video che uscirà, che è uscito forse la settimana scorsa, nel momento in cui state vedendo questo video. E poi devo andare dal calzolaio, molto interessante, devo andare al biologico a comprarmi il lievito alimentare, lo yogurt, queste cose qua. E devo fare un'altra cosa, ma non mi ricordo più. Ah, devo andare in copisteria a stampare delle cose, devo fare un sacco di cose fuori. Il che mi rende felice da una parte, ma ansiosa dall'altra, perché uscire ultimamente è diventato sempre un'impresa, in poche parole. Quindi ora mi metto un pochino sulla scrivania, magari mi faccio un caffè perché ho pranzato da poco. Cominciamo la giornata. Stavo mangiando con tanto amore l'ultimissima fetta di una delle mie 2 torte di compleanno e mi sono ricordata appunto che non ve l'ho fatta vedere. Questa è una delle 2 torte che la mia talentuosa mamma ha fatto. Ha fatto una pavlova e un semifreddo, tutto senza glutine, senza lattosio, perché io sono intollerante al glutine, quindi incredibile, buonissima, fantastica, ammirate gli strati. Mi sono fatta una French press con del latte di soia. E quindi questo è il mio snack, anche se io ne faccio tanti di snack, quindi è il mio primo snack pomeridiano. Praticamente è giusto il tempo di finire la torta per far venire giù il diluvio universale.
Buongiorno splendidi, come state? Io sto per uscire, sono super euforica perché oggi vado al centro commerciale. Comunque non ci vado per divertimento, ci vado solo per farmi riparare il computer. Quindi vado alla Apple Store in modo tale che mio padre può usare il mio vecchio computer, perché io ne ho comprato uno nuovo a gennaio. E nulla, sono super euforica di uscire, non vedo l'ora. Speriamo che vada tutto bene, speriamo che non ci sia gente. Sono le 10 di mattina, ecco perché stiamo andando così presto, in modo tale da trovare meno gente possibile. Sto indossando una camicetta molto semplice, questa è di COS, molto bella, molto fresca, comoda, sia da portare aperta che proprio come una camicia. Ho sotto una canottierina nel caso faccia troppo caldo e dei semplici pantaloncini neri che penso di avere dal secondo liceo. Sto indossando le scarpe di Muji e dei semplici calzini e questa borsa che mi è stata regalata per la laurea di... non mi ricordo di chi, di Coccinelle. Come accessori invece sto indossando questi orecchini di mango, vecchissimi. Questa collanina che mi è stata inviata da Cinco Store, un brand portoghese molto molto bello di cui già vi ho parlato. E come anelli sto indossando questo anellino bellissimo intrecciato che ormai ho da 2 anni e mezzo di Ana Luisa. E per finire il pezzo forte è l'anello di Corot, il nuovo anello di Corot che sto indossando e che è semplicemente incredibile. Questo è l'anello sugli acquedotti. Ho già gli orecchini che già vi ho mostrato nell'altro vlog, ma questo in particolare è bellissimo e posso dire di avere un particolare legame con l'acquedotto romano dal momento che la mia università a Roma si trovava appunto vicino all'acquedotto. Buon pomeriggio, io sono rientrata da qualche ora e dopo aver pranzato mi sono messa subito a lavorare. È stato un pochino un fiasco oggi, semplicemente perché non sapevo che alla Apple non facessero la Apple Care. Di conseguenza, vista la situazione, posso fare le cose solamente online, quindi risolverò la cosa domani per telefono. Mi sono messa a lavorare, a rispondere ad alcune email. Adesso voglio iniziare a lavorare a una commissione e sto caricando il nuovo video, che purtroppo oggi non ho potuto caricare perché è stato accusato di copyright. Ho sistemato un pochino camera, come avete potuto vedere, e ho fatto però un pochino di acquisti utili. Sono stata molto tentata di comprare cose che non mi servivano, però sono stata brava e ho comprato solo le cose che avevo in mente di comprare e che dovevo comprare, e quindi solo cose utili che adesso vi faccio vedere. Allora, per prima cosa ho comprato 2 libri dal momento che proprio ieri ho finito di leggere Tanti piccoli fuochi, che tra parentesi mi è piaciuto tantissimo, e ho comprato questi 2 libri che già volevo comprare da un po', sia il classico La bussola d'oro, ne ho sentito parlare tantissimo e già ve l'ho detto su Instagram, ma alla Feltrinelli era tra i libri più letti del periodo, quindi mi sono convinta a comprarlo. E poi, nonostante questa sia la copertina, guardate all'interno, guardate, è bellissimo, lo trovo veramente meraviglioso, ne ho sentito parlare tantissimo, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Avevo proprio voglia di leggere un bel fantasy. Fatemi sapere se voi lo avete letto, perché il film me lo ricordo a malapena, ma non è che mi piaceva tantissimo, non mi faceva impazzire, però speriamo che il libro sia bello. E poi, Finché il caffè è caldo, che è un altro libro che ho comprato per caso, perché ho visto qualcuno su Instagram che lo recensiva e mi è piaciuto tantissimo, mi ha intrigato veramente tanto. Ho scaricato l'estratto sul Kindle e mi è sembrato molto interessante. Nulla, mi piaceva tantissimo, ambientato in Giappone, la storia mi sembra molto carina e nuova, e quindi ho deciso di acquistare questi 2 libri che non vedo l'ora di iniziare. Dopodiché ho comprato mollette di tutti i tipi, perché da Douglas sono andata,
semplicemente perché non avevo più mollette, mi si sono rotte tutte durante la quarantena e sono stata disperata senza mollette questa quarantena. Poi vabbè, alla Apple sono andata perché avevo assolutamente bisogno dell'adattatore del computer, ho fatto questo investimento, mi rode un pochino di averlo fatto, però è una cosa che serve, l'adattatore per mettere l'hard drive, l'USB e tutte queste cose qua. E dopodiché, cose interessanti, sono andata, come già detto, da Douglas e oltre alle mollette ho comprato 3 prodotti di The Ordinary che volevo troppo provare. Questo che già conoscevo perché mia madre aveva comprato il campioncino più piccolo, il cleanser, ovvero sia il detergente allo squalane, perché sembra una crema quando lo si applica la prima volta, ma poi piano piano diventa una specie di olio, un gel, e rimuove tantissimo il make-up. È raccomandato da tantissime beauty guru, diciamo, e di conseguenza mi sono fidata e l'ho comprato anche perché non costa per niente tanto. E poi 2 cose che volevo assolutamente provare da una vita, veramente da una vita, erano l'HA e BHA Peeling Solution, quindi la maschera da mettere solamente 1-2 volte massimo a settimana come maschera non purificante ma esfoliante, che penso sia fondamentale soprattutto per chi ha una pelle combo come la mia. E dopodiché ho preso il Rosehip Oil, ossia l'olio alla rosa canina, che volevo sempre provare da tanto perché ne ho sentito tantissimo parlare, e che voglio usare da mettere con il gua sha, quindi come olio da usare insieme allo strumento per i massaggi, e vediamo un po' come mi trovo. Questo è soprattutto rimpolpante per quanto ne so. Però se sapete qualcosa di più riguardo questi 3 prodotti, fateci sapere qua sotto a tutti quanti, a tutti noi ignoranti, e non vedo l'ora di farvi una bella skincare morning e night routine nei prossimi video, perché come già detto mi sto appassionando tantissimo alla skincare. Adesso mi metto a lavorare, anche se non c'ho assolutamente voglia oggi, vorrei solamente sedermi a letto a leggere, appunto, però sì. Bisogna fare quello che bisogna fare, ho un sacco di scadenze e quindi mettiamoci al lavoro. Buonasera, oggi non mi sono fatta sentire per niente, il venerdì è sempre una giornata un pochino più impegnativa perché cerco di finire tutte le cose che voglio finire per la settimana in modo tale da avere il weekend leggermente più libero, anche se probabilmente domani lavorerò a una piccola cosa che devo fare e a una commissione. Comunque oggi pomeriggio non ho fatto niente, quindi mi sono sbrigata stamattina a fare tutto perché sono andata, come avete potuto vedere, al Maxi a vedere la mostra di Joe Ponti, che se avete l'occasione è stata molto molto interessante, ed è molto interessante soprattutto se magari siete interessati o siete studenti di design, product design, interior design, architettura, perché è stata veramente molto bella e Joe Ponti è un piccolo genietto, in poche parole, un vero e proprio genio dell'architettura, quindi vabbè, è stato super interessante, non mi dilungo troppo. E poi nulla, ho fatto semplicemente un salto in libreria per trovare un libro per mia madre che non ho trovato, e ho comprato altri libri, giusto perché ne ho pochi ancora da leggere. Vabbè, lasciamo perdere, adesso vi faccio vedere quello che ho comprato. Questa è stata la mia semplice tenuta di oggi: scarpe in tela, pantaloncini, camicia in lino, la mia cosa preferita, e solite collanine, orecchini, eccetera eccetera. Sto cercando di non indossare moltissimo gli anelli, semplicemente perché mi lavo le mani e mi metto ovviamente la mucchina e il gel disinfettante tantissime volte. Perdonate la voce, ma non lo so, Sono stanca, ho lavorato troppo, non sono più abituata a uscire così tanto, e ho provato per la prima volta la mascherina, e molti di voi su Instagram nel momento in cui l'ho postata si sono mostrati molto interessati a sapere come mi trovo. Vi faccio vedere un po' com'è. Eccola qua, ho indossato quella in lino normale, non quella in nero, è molto molto comoda e aderisce perfettamente al viso. La cosa comoda è che
C'ha questi fiocchetti che posso regolare in modo tale da avere la mia misura giusta e metterla come voglio in qualsiasi situazione. È comoda perché la posso sia quando ho bisogno di toglierla, metterla così, che toglierla ovviamente così. E naturalmente cerco di non sciogliere i fiocchetti in modo tale da avere la mia dimensione pronta tutte le volte che devo uscire. Mi sono trovata comunque molto molto bene, è assolutamente traspirante, ovviamente essendo in lino. L'unica cosa che ho notato forse è essere un po' pungicosa, ma semplicemente perché il lino può leggermente pungere, soprattutto all'inizio, però penso che col passare del tempo la cosa migliorerà. Per il momento solo cose positive. Domani, se ce la faccio, o in questi giorni, magari ve lo dico su Instagram o qui, proverò a mettervi il filtro, in modo tale da vedere come va anche con il filtro, perché c'ha il buchino per mettere il filtro. Allora, adesso parliamo di libri, dal momento che è l'unica cosa che ho acquistato oggi e mi devo dare una regolata. Ho iniziato Finché il caffè è caldo, sono a pagina 50, sono 200 pagine, è una lettura molto semplice e per ora mi sta piacendo molto. È un po' difficile, ho trovato, ricordare i nomi, ma ho trovato lo stesso problema con Murakami, ovviamente trattandosi di nomi giapponesi, quindi faccio un po' fatica a ricordare tutti i personaggi all'inizio. E poi ho comprato, l'ho trovato per caso in libreria, Hunger Games, il nuovo di Hunger Games, che è un mattone, cioè veramente un mattone. La copertina è bellissima e guardate che bella dentro. Ta-da, non la vedete, ma è bellissima, fatta benissimo, e c'è la ghiandaia imitatrice, penso che sia la ghiandaia imitatrice, un po' in rilievo, bellissima. Adoro la copertina, ovviamente io giudico sempre il libro dalla copertina, come già vi ho detto, e non vedo l'ora di leggerlo, anche perché io sono ed ero una grandissima, grandissima fan a 15 anni di Hunger Games. È stata una delle mie sagre preferite, innamorata veramente di tutto per anni di questa serie. E poi ho comprato un'altra cosa, questo, un altro Taschen come al solito, giusto perché ce ne ho pochi, che ho trovato al Maxi. Adesso andrò a cucinare qualcosa, dal momento che sono già le 7:30 di sera, e onestamente non vedo veramente l'ora di struccarmi, mettermi il pigiama e rilassarmi. Probabilmente stasera lavorerò a una delle vostre commissioni che devo finire, e domani lavorerò a un video che devo pubblicare la settimana prossima, e quindi il weekend lo passerò probabilmente a casa, perché questa è la prima settimana della fase 3 e ci sarà tanta gente in giro probabilmente, quindi cercherò di stare il più possibile a casa, però almeno sarà più rilassato e vedrò di leggere quanto più possibile. Buon sabato, come state? Come potete vedere, sto per filmare un video, il video che uscirà probabilmente subito dopo di questo. Mi sono un pochino vestita, mi sono messa una semplice camicia di lino giusto per darmi un tono, e ho i capelli praticamente di 6 giorni sporchi. Mi devo assolutamente fare la doccia, però per il momento me li sono messi così, mi sono fatta il tuffo. E oggi ho lavorato alla commissione, stamattina ho fatto alcune cose per il video che uscirà domani, quello che è uscito prima di questo sulla Sunday self care routine, e non voglio spostare il cavalletto semplicemente perché ormai ho trovato l'angolo giusto, la posizione giusta per firmare qua. Nulla, sto indossando, che mi stanno veramente salvando la vita, le mie cuffie di studio, di cui già vi ho parlato su Instagram, e vi lascio il codice sconto qua sotto, vi scrivo anche il modello che sto utilizzando, in modo tale che se siete interessati potete subito trovarle. Sono super comode e mi stanno salvando la vita questi giorni, semplicemente perché hanno la cancellazione del rumore, e io vivendo in un appartamento piccolo con i miei genitori a volte veramente impazzisco, quindi queste mi stanno davvero aiutando, stanno aiutando la mia salute mentale tantissimo. Oggi sono vestita un po' da maschio, sono vestita tutta in lino, proprio da, non lo so, ragazzo in vacanza. Comunque sto indossando i mocassini, questi qua che ho comprato aperti dietro. Non so ancora come mi sento al riguardo, l'ho ormai da un po', l'avevo ordinati prima della quarantena, mi sono arrivati un po' in ritardo ovviamente, e oggi è il primo giorno che li metto, li sto mettendo a casa un pochino per provarli. Non so come mi sento al riguardo, so che metà di voi li amerà e metà di voi li odierà tantissimo. Anche io ero una di quelle che all'inizio li odiava con tutta me stessa, adesso ci sto prendendo la mano perché mi piacciono tantissimo i mocassini. Io amo mixare lo stile femminile con lo stile maschile, mi piace tantissimo lo stile maschile, come probabilmente avete già capito,
Inoltre sono triste perché i miei poveri gigli sono completamente andati. Sto cercando di tenerli il più possibile, ma devo assolutamente toglierli perché sono completamente andati. E mi dispiace tantissimo perché illuminavano proprio le mie giornate lavorative. Come vi ho già detto, ho appena finito di fare una cosa al computer. E oggi ho sperimentato utilizzando la nuova 24 Bottles, il nuovo thermos che mi è stato inviato gentilmente da questa marca, da questo brand che trovate ovunque. Io l'ho già visto sia al Maxi ieri quando sono andata che alla Rinascente di Roma, ma si trova un pochino ovunque. È una marca famosissima di bottiglie termiche e mi sto trovando benissimo con questo thermos, lo amo perché tiene benissimo il caffè sia freddo che caldo. Poi questo disegno è fantastico, è stato fatto da una illustratrice italiana, di cui adesso non ricordo il nome, ma vi lascio comunque tutto linkato qua sotto in descrizione, perché niente, la adoro, bellissima, nonostante non sia nella mia palette, perché amo con tutto il cuore lo stile di questa ragazza, che è una vera e propria ispirazione. Quindi adesso mi sistemo, oh mio Dio, mi do un tono, ho preso il mio iPad dove ho scritto gli appunti giusto per sapere quello che devo dire durante i vari step del video, perché non sarà un vlog ma sarà un vero e proprio video, che uscirà subito dopo di questo, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e nulla, noi ci vediamo dopo.